Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In occasione della Giornata Internazionale della Disabilità, si è tenuto il 9 dicembre a Palazzo Lascari su un consiglio aperto con le associazioni che hanno chiesto alla Regione il rispetto dei diritti delle persone disabili. Nel dibattito sono intervenuti numerosi consiglieri ed esponenti della Giunta. Maria Grazia Breda, Coordinamento Sanità e Assistenza. Al Consiglio regionale abbiamo chiesto di garanzia del diritto alle cure sanitarie e anche sociosanitarie, e cioè contributi per i familiari che accolgono a casa a queste persone gravissime, la frequenza dei centri diurni, questo anche per evitare ricoveri prolungati che sono di gran lunga più onerosi per la sanità pubblica. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la delibera che istituisce il Comitato regionale per i diritti umani, che sostituisce e supera l'Associazione regionale per il Tibet. Mauro Laus, Presidente del Consiglio. In un paese civile, in un paese democratico, la vendetta non può assolutamente albergare. Importante rieducare. Noi abbiamo la necessità di pubblicizzare tutte le storture che vengono fatte nei paesi del mondo e non solo nel nostro paese. Nella stessa giornata il Consiglio ha approvato la legge che riduce per 5 anni i vitalizi degli ex consiglieri, prevista anche una decurtazione del 40% in caso di cumulo con il vitalizio del Parlamento nazionale o di quello europeo. Bocciata la proposta del Movimento 5 Stelle che ne prevedeva l'eliminazione. Nino Boeti, vicepresidente del Consiglio regionale. È un provvedimento che consente un risparmio di 740 mila euro l'anno per una cifra complessiva di circa 3 milioni e mezzo di euro. Vuole dimostrare anche ai cittadini piemontesi che ci facciamo carico tutti delle difficoltà economiche che i cittadini stanno attraversando. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. La proposta di legge del Movimento 5 Stelle è stata bocciata. Noi volevamo appunto eliminarli retroattivamente restituendo i contributi versati. Quindi ancora oggi un taglio ai costi della politica minimale, di facciata, ma che non rispetta quello che viene richiesto dai cittadini piemontesi. Anche quest'anno Palazzo Lascaris ha ospitato ragazzi in aula, una speciale seduta dell'assemblea in cui gli studenti hanno svolto il ruolo di legislatori. Quest'anno hanno aderito 37 gruppi scolastici di 11 istituti superiori. Tra le proposte di legge presentate, discusse e votate su primo soccorso, festa regionale dello sport e progetto di ristorante didattico. A un anno dall'entrata in vigore della legge anticorruzione, Consiglio e Giunta hanno organizzato un seminario pubblico per analizzare i miglioramenti all'efficienza e agli strumenti al servizio della trasparenza. Le nuove norme assicurano l'accessibilità totale delle informazioni su organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni. Per gli appuntamenti segnaliamo fino al 14 gennaio alla Biblioteca della Regione Piemonte la mostra Anche qui è nato Gesù, con esposizione di presepi da tutto il mondo, ambientati anche in luoghi non convenzionali. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.